Ricordo che anche quest'anno ci ospita in questa prestigiosa sede e grazie delle belle parole e le parole di stima del nostro lavoro che ci incitano sempre a fare meglio. Siamo all'ottava edizione, ogni anno in questo momento quando comincio a parlare dell'edizione mi viene sempre da dire la migliore di sempre, dico un'altra volta la migliore di sempre, effettivamente la grande, quest'anno in particolare, il numero di adesioni che ci è stato richiesto supera sicuramente di molto e molto di più anche negli anni passati il numero delle nostre possibilità di ospitalità, per cui siamo stati costretti a fare delle scelte tante volte dolorose, anche per esempio quest'anno l'assessore diceva l'emersione dei talenti, l'interesse che anche l'istituzione pubblica ha nel vedere crescere nuovi virgulti, nuove possibilità. Purtroppo quest'anno siamo stati costretti proprio nella sezione che declina questo tipo di espositori, cioè le proposte mie, di diminuirne il numero. Purtroppo per una parte, ma questa cosa è stato fatto in quanto sono state ospitate moltissime gallerie straniere che hanno chiesto appunto la possibilità di essere presenti e quindi siamo stati costretti a diminuire le proposte mie che si sono dimezzate a vantaggio di questa dell'internazionalizzazione che stava fortemente a cuore. Quindi questo passo avanti quindi che ogni anno noi facciamo nella ricerca della qualità, della novità, ha fatto sì che quest'anno ci sono appunto gallerie in rappresentanza di 11 paesi europei e 4 d'oltreoceano, in particolare dagli Stati Uniti, dalla Cina, da Singapore e dall'Argentina. Questi fatti fanno sì che ci fanno pensare che ci possano essere quest'anno un numero di visitatori superiori a quello dell'anno scorso che è stato di 25.000 persone. In questi anni Mia Foto Fair è diventata una straordinaria vetrina, un punto di riferimento atteso, è un appuntamento per tutte le categorie di operatori del mondo della fotografia e della fotografia intesa come linguaggio d'arte contemporanea. Tutto questo successo, queste possibilità ci sono state date e offerte anche con l'aiuto dei nostri sponsor che qui sono rappresentati in questo momento soltanto dalla dottoressa Anna Boccaccio che rappresenta la BNL che si segue da 7 anni, mentre la Vazza che è con noi fino all'inizio purtroppo non vede la presenza di Francesca Lavazza, così come il nostro sponsor Ebra & Co che è rappresentato da Marco Pesarillo che questa mattina ha chiamato, che purtroppo ha letto malato, doveva essere proprio la cosa di qualche ora fa. Quindi direi che lascerei a questo punto la parola alla dottoressa Boccaccio che ci parlerà del premio, anche del premio BNL, che è il più importante premio della fiera, in cui il nome del vincitore verrà svelato al giorno di inaugurazione dopo che la giuria avrà percorso i 15 stand degli espositori dei finalisti. Passo la parola alla dottoressa Boccaccio.